la festività in onore di San Giovanni Apostolo ed Evangelista è una festività molto sentita, anzi è sentita in un modo così profondo che spesso direi trova qualche ostacolo anche nei sacerdoti stessi, perché evidentemente, non voglio esagerare, ma forse è una tradizione molto antica, anzi San Giovanni, non per fare la differenza fra santi maggiori o minori, ma San Giovanni Apostolo Evangelista è un santo di uno spessore non indifferente. Quello mi è capitato l'anno scorso. Io ho già avuto un intervento troppo spontaneo, alla fine del fase. Mi hanno dato 3 mesi di vita. Se mi operavano 3 mesi, non operata 3 mesi sempre. Ma di girata di cuore a San Giovanni, a ginocchi per terra, a un baldarello a Napoli. E allora quando mi hanno fatto la radiografia, ho visto l'immagine di San Giovanni. Mi è venuta a figlia proprio lì, San Napoli era morta proprio, non parlava più. Non parlava e non conosceva niente. Come organismi, corrono. La Madonna quindi mi è stata una visione da un sogno che mi ha portato per quella montagna lì e lei è andata che ha sballato nella montagna dietro, là, è andata a Prato e mi ha indicato la strada dove dovevo andare e quindi io mi sono sposata a Prato. Il turno di Mondorri inferiore, provincia Avellino. Siamo avanti, perché non veniamo soltanto qua. Questa è la terza edizione, veniamo già ai 3 anni. Sono tutte le zone che fanno gare di fuochi di artificio.